Buonasera, e grazie a tutti per essere intervenuti qui oggi. Ringraziamo e presentiamo ospiti e relatori. Con noi Giulia Sarti, Presidente Commissione Giustizia e Camera dei Deputati. Raffaella Cento. Raffaella Sensoli, consigliere regionale Movimento 5 Stelle, vicepresidente Commissione Salute e Politiche Sociali. Marco Croatti, senatore Movimento 5 Stelle, Commissione Industria, Commercio e Turismo. Siamo contenti di ospitare anche il colonnello Giuseppe Sportelli, comandante provinciale dei Carabinieri, grazie, e Massimo Sacco, capo squadra mobile della Questura di Rimini. Buonasera. Grazie, partiamo pure con i lavori. Chi traduci per primo? Parla per primo? Parla per primo Marco Croatti, facciamo una piccola introduzione. Sì, una piccola introduzione sul relatore Marco Croatti. Ci abbiamo anche il video. Da 11 anni loro sono stato dimenticato da tutti. Vediamo per guardare che passa. O ci possiamo travolgere, come spesso succede in città come Venezia, come Roma, che sono in base di una storia qua sul territorio che veramente mi sta a cuore, che è lo Stato. L'unica risposta è tutto questo, è stato il temporaneo blocco del traffico. Il fisco non deve essere solo leggerito, ma anche semplificato. Provo, 1, 2, si sente, non so, mi sembra un po' basso, sì. Mi sembra un po' basso. Marco, vuoi questo? Basta che alzi un po'. Prova questo. Provo. Adesso mi sa che va, vero? Sì, però siamo al limite, se no fischiano. Va meglio, alza voce. Intanto grazie di essere presenti a tutti quanti, è una bellissima sala piena, siamo molto, molto contenti, insomma. In realtà partiamo anche un po' dalla fine, così annunciamo un po' di eventi che faremo sul territorio. Da febbraio faremo diversi incontri sul territorio tematici su quello che stiamo facendo, dei lavori al Senato e alla Camera, un po' di disegni di legge, un po' di azioni sul territorio. Partiamo da San Giovanni Marignano, poi faremo un incontro a Misano, a Bellaria, e uno ogni venerdì del mese. Cercheremo di fare delle azioni costanti per spiegare un po' come stiamo lavorando sui disegni di legge. Sono successe tante cose, sono successe in questi mesi, in realtà sembra che ogni giorno parliamo di un evento vecchio, perché insomma la legge spazzacorrotti sembra a distanza di un mese che abbiamo appena attivato il reddito di cittadinanza e la pensione quota 100, sembrano già temi di qualche giorno fa. In realtà ci stiamo muovendo velocemente. Oggi parliamo in realtà di questa legge che è stata approvata il 18 dicembre, sembra veramente molto tempo fa, in quella giornata in cui tanti sono usciti Forza Italia è uscita dall'aula, non ha votato, sono stati 300 voti favorevoli, 126 contrari e 19 astenuti. È stata una giornata storica perché erano 20 anni, più di 20 anni, che 23 anni in realtà che si aspettava questa legge. È una legge che, diciamo, nel 93, quando abbiamo visto uscire Craxi da Hotel Raphael, c'è stata questa contestazione forte di cittadini che si sono tutti chiusi intorno lanciandogli delle monetine. La maggior parte del sistema si è indignato. Le interrogazioni che fece Di Pietro, che mise, diciamo, la sbarra Bettino Craxi, dove lui parlò in realtà di un tipo di politica, di un tipo di corruzione, di un tipo di abitudine che c'era in questo paese, sono tutte parole sue. Fu lui a parlare di Napolitano, di,
del giovane La Malfa, del vecchio La Malfa, di Spadolini. Si stava parlando di una politica e in quel momento lì c'erano azioni, il popolo italiano sentiva forte delle azioni, un cambiamento all'interno. Forse in quegli anni lì è nato un po' il Movimento 5 Stelle, in quegli anni lì sono nate i pensieri, le idee di Davide Casaleggio, di Beppe Grillo, che hanno passato ai giovani un segnale nuovo, un messaggio nuovo, degli algoritmi differenti su cui ragionare, su cui costruire dei disegni di legge. Questa legge, diciamo, è frutto di quegli anni lì, di quel momento lì, di quel passaggio storico lì. In realtà per tanti anni ci si è indignati sotto la trasparenza dei partiti, sotto l'anticorruzione, sotto dei temi molto importanti. Ci siamo indignati per tanti anni, però la politica è sempre stata abbastanza morbida. Io ricordo da attivista, da cittadino, quando guardavo l'anno scorso che i parlamentari di primo mandato, diciamo, durante la legge Bavaglio, che si indignarono in aula e sembrava che addirittura si volesse impedire alle forze dell'ordine di ascoltare le intercettazioni, quando ci rendiamo conto che ogni volta che c'è un caso politico o un caso comunque che non funziona a livello nazionale, quello è il piccolo in assoluto, dove ci sono la massima informazione e il massimo contatto fra politici e fra gli imprenditori, e quindi quello è veramente il tema fondamentale su cui lasciare libera la magistratura e chi deve fare i controlli. In quelle fasi lì, invece di lasciare la libertà a chi deve fare il suo lavoro, alla parte a cui spetta il lavoro di controllo e di magistratura del territorio, si sono continuati in questi anni, invece che andare dietro alla grande evoluzione che fece diciamo Mani Pulite, c'è stato tutto un regredire, tutto un bloccare diciamo, quello della prescrizione è forse uno dei punti focali del nostro paese. Dietro la prescrizione si è aperto un dibattito, diciamo, io spesso lo dico, cioè sembra che uno guarda il colore dei lacetti invece di guardare dove deve arrivare. Spesso e volentieri ci si ferma su dei concetti base e ci si avviluppa un po' troppo su quel pensiero lì. La prescrizione in realtà ha tolto la libertà a tante persone di avere una giustizia. Ci sono dei casi in questo paese che hanno, diciamo, fatto rabbrividire tutti quanti, casi di pedofilia di genitori, di familiari, che abbiamo letto tutti quanti sui giornali, che hanno fatto un percorso e poi dopo 5 anni se ne sono usciti. Persone morte di malattia di amianto negli anni e non hanno potuto avere il giusto percorso. Uno degli esempi più lampanti, la strage a Viareggio. Quando successe quella cosa ci furono veramente delle... si strinse tutti attorno alla città. Ci ricordiamo quella madre che era andata a chiedere a Napolitano come mai c'era Mauro Moretti, era un cavalierato, nonostante avesse avuto un processo del genere, nonostante ci fossero state tutte queste azioni diciamo negative, ci si interrogava come mai continuava a persistere la prescrizione, cioè che una persona non risponde di quello che ha fatto perché il tempo è passato. Ci sono cose che purtroppo non si cancellano, alcune di queste memorie rimarranno segnate per sempre. E quindi il primo punto da cui siamo partiti come Movimento 5 Stelle è la giustizia. Noi abbiamo la fortuna, io dico sempre, ogni volta che facciamo un incontro politico, abbiamo la fortuna di avere all'interno della comunità riminese una delle persone, secondo me, che in questi anni ha lavorato in una maniera più assidua per questo obiettivo, perché adesso lo posso dire da dentro, veramente quando uno lavora in una commissione è quasi un comparto, è abbastanza diciamo vincolato a lavorare sul tema di quella commissione. Quindi quando si fanno delle battaglie di opposizione eravamo veramente tutti quanti forti a portare avanti. Però lo posso dire adesso che siamo dall'altra parte della barricata, tutte quelle parole che sono state dette in questi anni
veramente in pochissimi mesi sono state attuate, sono migliorabili, sono si può costruire tantissimo, però in realtà in 5 anni di opposizione io penso che una persona riminese che abbiamo la fortuna di avere ha lavorato tantissimo, ha avuto la possibilità molto spesso di affrontare dibattiti, temi e approfondire questo percorso. E quindi c'è un gruppo che ha lavorato in maniera molto approfondita ed è riuscita comunque a concretizzare questo passaggio. Un passaggio che lo dobbiamo sempre ricordare, avviene perché abbiamo fatto un contratto di governo. Quindi rimaniamo sempre fermi su questi punti base da dove siamo partiti come governo. Abbiamo fatto un contratto di governo messo a tavolino con l'altro contraente politico su cui riusciamo comunque a costruire dei lavori. E quando poi si costruiscono dei lavori su questo contratto, le competenze di persone come abbiamo la fortuna di avere, Giulia, Bonafede, tante persone insomma molto molto preparate che hanno lavorato in questi anni, sono riuscite a mettere sul tavolo il bagaglio culturale e costruttivo che abbiamo fatto in questo percorso. E io non so, lascerei un po' la parola a Giulia, perché mi sembra, a Raffa, scusate, perché mi sembra... Ringraziamo il senatore Marco Croatti e andiamo a introdurre con un piccolo video Raffaella Sensoli. Grazie. Stamattina ospite in studio con noi Raffaella Sensoli, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno a lei. Naturalmente ci auguriamo che per l'anno prossimo alle regionali saremo ad avere l'onere e l'onore di governare questa regione. La regia presenta benissimo anche i visti della politica attuale. Innanzitutto, 20 anni e più dopo il suo conseguimento, non è ancora nato. I contenziosi, i ricorsi e gli imborsi ai cittadini danneggiati. Il Movimento 5 Stelle è folle pensando che il Partito Democratico possa cambiare idea su questo argomento e sul concorso di partecipazione. Anche Erini non venga a relazionarsi sulla gestione di un salo programmatico. Sono sterrati 236.000, quindi siamo ben al di sotto di quelle che erano le promesse fatte dai regimi. Quanto di fanno per questo lavoro di lavoro, ma con quella politica migliore che è stata fatta sempre dal governo italiano, da dire dal governo nazionale fino ad arrivare alle amministrazioni locali? Grazie, mi sentite? Di solito non la faccio mai questa domanda, perché tanto anche più di una volta in aula mi avevano detto consigliera, c'è il microfono, io spegnetemelo perché non ne ho bisogno, perché in questi anni Giulia mi capisce, perché anche lei è un'altra che quando si arrabbia la si sente. Che dire, sarò molto breve, perché poi lo spazio è giusto che ce l'abbia Giulia per presentare questa legge che sicuramente... ne parlavo un attimo fa con Giulia, aiuterà tanto anche nelle prossime elezioni regionali. A proposito, è arrivato anche Andrea Bertani, che è l'altro consigliere regionale romagnolo, che è entrato facendo finta di niente, ma è uno dei consiglieri regionali che in assoluto lavora di più. No. Assolutamente. E dicevo, ci sarà sicuramente utile, perché ad esempio sapere che le forze politiche ad oggi sono obbligate a pubblicare quelli che saranno i loro finanziatori farà capire tanto alle persone rispetto alle politiche che poi porteranno avanti i governi che si succederanno anche in regione, chiunque sarà a governare. Sapere chi mi finanzia mi può far capire, chi finanzia i partiti, chi finanzia le forze politiche, può far capire tanto al cittadino rispetto a quelle che sono le promesse elettorali che vengono fatte. Così come sapere che verranno pubblicati i certificati penali, la situazione che avrà ogni singolo candidato rispetto alla giustizia sarà tanto di aiuto. Insomma, speriamo che anche loro si indirizzino poi su quello che è sempre stato uno dei cardini del Movimento 5 Stelle, cioè quello di candidare persone assolutamente immacolate da questo punto di vista. Noi siamo quasi alla fine, siamo agli ultimi mesi di una legislatura che sembrava infinita e invece è volata. Di battaglie ne abbiamo fatte tante, adesso ringrazio i ragazzi per aver fatto vedere qualche immagine a Rimini rispetto al TRC, piuttosto
che ha la funzione che dovrebbe avere il nostro aeroporto, purtroppo ancora ad oggi non ha. Io personalmente mi sono occupata tanto di sanità, ho fatto, guardavo la mia automobile oggi, ho fatto quasi 200.000 km in lungo e in largo per tutta la regione per vedere qual è lo stato della nostra sanità, che per carità di Dio rispetto ad altre regioni sicuramente non è messa male, insomma, per semplificare molto, però anche da noi di problemi ce ne sono tanti. Il problema principale è che se una volta eravamo veramente un'eccellenza anche a livello mondiale, oggi purtroppo stiamo arretrando. Sono tante le tematiche, adesso nei prossimi mesi ci auguriamo anche con gli incontri che stiamo organizzando, poi fuori ci sono i volantini per chi è interessato ad avere le date, e saranno i primi di una serie di incontri, speriamo di approfondire poi anche tutto quanto e di rispondere alle domande che vorranno fare le persone. Quello che mi ha fatto un po' sorridere al mio rientro, perché come molti di voi sapranno, a giugno ho avuto un bimbo, quindi sono stata assente fisicamente dal Palazzo della Regione per qualche mese, è stato vedere che al mio rientro in realtà quelli del Partito Democratico, anziché fare essere forza di maggioranza, si stanno esercitando a diventare forza di opposizione anche in Regione, perché è una continua attività contro il governo nazionale. Anche Andrea eventualmente ve lo può confermare, tutti gli atti che stanno depositando i consiglieri regionali del Partito Democratico sono contro il governo nazionale. Ho detto vabbè, allenatevi, non vi fa male, tanto al prossimo giro speriamo di avervi in opposizione, di governare anche noi in regione, come ho detto, avere l'onore e l'onore di governare, perché sicuramente è una grandissima responsabilità. Io ricordo ancora i primi giorni in regione quando sentivo la responsabilità comunque di essere in opposizione, perché è una grande responsabilità soprattutto per chi non è un politico da batteria, come li chiamo io, cioè quelli allevati fin da ragazzi a diventare dei politici di professione. Speriamo insomma che i cittadini poi ci diano questa responsabilità e questo onore anche in Emilia Romagna, e lo lancio da adesso: dateci una mano, perché servono le forze di tutti. Passo la parola a Giulia e le faccio anche i complimenti per il lavoro che ha fatto. Ringraziamo Raffaella Sensoli di questa precisazione. Introduciamo con un video di presentazione Giulia Sarti. Attenzione alle parole e alla cronologia delle date, delle informazioni. Grazie. È una sorpresa. Tutto lecito. Vi racconto quello che può essere, che per me, che la vivo da Commissione Giustizia, da Commissione Antimafia, è davvero la partita più grande, l'anticorruzione. Perché se voi andate a guardare gli arresti di Expo e tutto quello che è venuto fuori con il MOSE, gli arresti e le indagini sul PAV Torino-Lione e tante altre questioni, le persone, i soggetti sono sempre gli stessi, molto spesso gli stessi soggetti che c'erano e che avevano trovato a pagare Mazzetti e Tangenti 20 anni prima. È un sistema che ciclicamente si ripete. E arriva il governo, arriva Boschi e dice: no, siccome c'è lo scandalo MOSE, siccome c'è lo scandalo Expo, noi faremo come governo un decreto o un disegno di legge delega. Quindi dell'anticorruzione ce ne occupiamo noi. Tutti contenti, titoloni, TG, bene, il governo si occupa di anticorruzione, tutto bellissimo. L'importante è che facciate qualcosa, perché questo paese non si può permettere un sistema di uberie sulle spalle dei cittadini come avviene oggi. Io ricordo a quest'aula che per molti anni l'Italia ha aspettato una legge anticorruzione che potesse chiamarsi tale. È arrivata la legge 190, la cosiddetta legge Severino. Purtroppo però quella legge è stato il frutto di un compromesso al ribasso. Noi vi stiamo dimostrando che l'errore, uno degli errori di fondo rimane, cioè la confusione rimane spaventata.
Carlo del Mose, ad Expo, a Mafia Capitale, all'inchiesta Consip. Da oggi finalmente con la nostra legge anticorruzione tutti i pubblici ufficiali che si sono macchiati di reati corruttivi saranno allontanati dalle pubbliche amministrazioni. Quando andrete in un ufficio comunale troverete persone oneste e con la schiena dritta, non più funzionari o persone che sono state condannate per corruzione. E ancora gli imprenditori, quegli imprenditori disonesti, quelli che si sono arricchiti grazie alla corruzione, non potranno più contrattare con lo Stato, non potranno più prendere appalti. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare e non ci fermeremo qui, perché a gennaio faremo anche la riforma del voto di scambio politico mafioso e cercheremo finalmente di debellare quell'assurdo legame che continua ad esserci tra mafia e politica. Domani saremo in tutte le piazze d'Italia per festeggiare la legge anticorruzione e lo spazza corrotti nei e quindi vi aspetto per raccontarvi questa legge anticorruzione che è davvero una rivoluzione per il nostro paese. L'aspettavamo dai tempi di Tangentopoli. Ci vediamo domani nelle piazze di tutta Italia. Grazie a Davide Ghinelli per questi bellissimi contributi video e grazie a tutti voi per essere qui oggi soprattutto. È un piacere, visto che questi sono stati, come ha detto Marco, dei mesi difficili, dei mesi impegnativi. Siamo tutti, insomma, a questa prima esperienza di governo del paese e nonostante, come può capitare e come capiterà ancora sicuramente, errori, gaffe, sbaglieremo sicuramente, quindi mettiamo già le mani avanti perché non siamo e non saremo mai perfetti, però quello che diciamo ha mosso il Movimento 5 Stelle in tutti questi anni, la voglia di in qualche modo dare un impatto diverso alla nostra società, di portare le nostre battaglie prima condotte nei comuni, negli enti locali e poi appunto arrivati all'interno delle istituzioni, nelle regioni e addirittura con sindaci che amministrano città e poi nelle regioni, al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale. Ecco, tutte queste battaglie portate per anni come all'inizio come opposizione, oggi le stiamo invece trasformando in leggi dello Stato e quindi è un'emozione forte, ma siamo insomma qui anche perché dopo tanti anni di cose che non ci sono, non solo non ci sono piaciute, ma di provvedimenti e di leggi che ci hanno danneggiato, che hanno danneggiato i cittadini e tutti noi, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo così, insomma, abbiamo avuto quella spinta e quella voglia mossi dalle idee di Gianroberto Casaleggio e di Beppe Grillo in primis, ma poi da tutto questo fermento che si è costruito nel paese di arrivare a raggiungere dei risultati concreti. E guardate, vedere il decreto sul reddito di cittadinanza o sulle pensioni su quota 100 trasformato davvero in legge dello Stato e ancora di più vedere questa legge sulla lotta alla corruzione e non solo, sulla trasparenza dei finanziamenti privati ai partiti politici, sulla riforma della prescrizione, vederla in Gazzetta Ufficiale fresca fresca perché è stata pubblicata proprio pochi giorni fa, la legge numero 3 del 2019, è insomma un'emozione molto forte. Detto questo, però, non ci sediamo perché siamo tutti consapevoli e dobbiamo esserlo tutti consapevoli di una cosa molto importante. E questi non sono dei punti di arrivo, questa legge è un punto d'inizio. Ciò che deve davvero funzionare non è soltanto arrivare poi all'approvazione di una legge, ma monitorarne gli effetti, cercare di capire se quelle misure, quei provvedimenti funzionano e funzioneranno davvero e soprattutto andare a cercare di capire se c'è qualcosa che non funziona, dove e come poterla migliorare e cambiare.
Quindi questo penso sia molto importante da dirci, perché noi stiamo procedendo al governo come se fossimo praticamente delle macchine, nel senso che in pochi mesi siamo riusciti davvero a scrivere e ad approvare dei provvedimenti rivoluzionari. Però non ci si ferma, perché la vera risposta sarà poi capire come che impatto avranno nel paese e come potremo tutti insieme migliorare. Quindi davvero un aiuto anche da parte di tutti i cittadini, perché quando una cosa non funziona è un bene confrontarsi, è un bene parlarne, è un bene vedersi, è un bene fare anche tipo questi incontri pubblici, ed è un bene, e saranno un bene anche le vostre domande alla fine dei nostri tre interventi, perché sia le critiche, sia i consigli, sia le proposte ci aiutano a capire e a migliorare anche le nostre azioni, ancor di più adesso che siamo al governo. Quello che abbiamo sempre contestato agli altri era il fatto di trincerarsi nei palazzi e non uscirne più. E noi quello che stiamo invece cercando di fare è, intanto, dateci un po' di tempo di assestamento, perché abbiamo avuto bisogno anche noi di un po' di tempo di assestamento. Marco è stato tanto presente qui, Raffaella e Andrea Bertani ci sono sempre, io davvero pochissimo in questi sei mesi, proprio perché quando lavori costantemente per cercare di arrivare a questi risultati e perdi un pochino poi il contatto con il territorio, e questa è una cosa che non deve succedere, ed è per questo motivo che appunto abbiamo organizzato degli incontri che faremo nel mese di febbraio su tanti temi, e che continueremo a cercare di esserci molto di più sul territorio, proprio perché non dobbiamo perdere questo contatto costante che abbiamo sempre contestato agli altri, che non hanno mai portato avanti, perché serviva solo per la campagna elettorale. Fatta questa premessa, dal video poi, prima di raccontarvi che cosa c'è dentro questa legge anticorruzione, penso che forse una delle prime domande che un cittadino si fa è: ma scusate, dopo che nel 2012 c'è stata la legge Severino, dopo che nel 2015 c'è stata la legge, cosiddetta legge Grasso, da parte del governo Renzi, ma che diavolo c'era bisogno nel nostro paese ancora di fare un'altra legge anticorruzione? Quindi quali sono le ragioni che hanno spinto noi a fare una legge del genere, a scrivere una legge del genere? Allora, la prima ragione di sicuro è una ragione pratica, una ragione economica, una ragione che si riflette sulla vita delle persone, perché la corruzione costa. Costa a questo paese, costa a tutti noi tantissimo. C'è chi parla di 60 miliardi, stime ce ne sono di tutti i tipi all'anno. In realtà il costo della corruzione non è quantificabile, perché è davvero un costo che noi continuiamo a pagare, talmente elevato che si riflette sulle opere pubbliche, quando vediamo che un appalto ci costa di più proprio per colpa del prezzo, della corruzione o delle gare che magari sono state inquinate, o dalle falsificazioni che vengono fatte, e costa quindi al cittadino in termini economici, costa, e ci costa anche perché gli investimenti esteri ovviamente si guardano bene dal arrivare ad investire in Italia, quando si sa che comunque la corruzione dilaga, e questo si è visto anche nei maggiori scandali che ci sono stati, non nel Paleolitico ma negli ultimi anni di legislazione. E quindi il fatto di poter intervenire, di dare un messaggio forte come governo per, da una parte, creare dei deterrenti, cioè far capire alle persone che aumentare qualche pena e dare degli strumenti di investigazione in più ai magistrati, alle forze dell'ordine, e consente anche di essere, a noi cittadini onesti, maggiormente tutelati, perché i reati, se si scovano prima, conviene poi a tutti noi, e se è difficile arrivare ad accertare un reato, a provarlo in un processo ancora di più, è chiaro che tutto il sistema si incrina, ed è chiaro anche che se poi questo si unisce alla lentezza dei nostri processi e procedimenti penali soprattutto, la giustizia poi non funziona più, il cittadino perde completamente di fiducia. Quindi la ragione, diciamo, pratica è che la corruzione per noi è un costo, e volevamo fare molto di più rispetto a quello che avevamo visto nel passato, e quindi migliorare degli strumenti già esistenti, estendere degli strumenti già esistenti,
e ribadire dei principi molto molto importanti. E cioè il primo soprattutto che riguarda le imprese oneste che lavorano in questo paese, ovvero il fatto che chi viene condannato per reati contro la pubblica amministrazione, per reati corruttivi, non può, ci dispiace, più avere, non deve più avere a che fare con lo Stato a livello di lavoro, a livello di commesse pubbliche. Se tu hai ovviamente sei stato condannato per corruzione, non devi e non puoi continuare in qualche modo a lavorare per lo Stato, per le pubbliche amministrazioni. È un controsenso. E purtroppo questo messaggio non era passato adeguatamente, perché pur essendoci, lo chiamano il primo Stato Renzi, chiamarlo così, il DASPO ai corrotti, in realtà non va bene parlare di DASPO perché queste non sono, il DASPO si applica agli stadi, non sono misure che non c'entrano niente, però è stato un nome coniato, diciamo anche poco elegantemente, per definire le pene accessorie che vengono date ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Quindi la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici significa che tu, condannato per corruzione ad esempio, non devi più avere la possibilità di lavorare con la pubblica amministrazione o di lavorare negli uffici pubblici. Questo è un principio molto importante, cristallizzato nei nostri codici, già esisteva. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di estenderlo il più possibile, anche a quei reati che magari non vi rientravano, e soprattutto abbiamo ribadito anche un altro principio fondamentale a mio parere, e cioè che anche dopo la riabilitazione, cioè tu vieni condannato per un reato corruttivo, avrai la possibilità di essere riabilitato, però prima di tornare a contrattare con lo Stato comunque devono passare altri 7 anni. Quindi mi dispiace, ma deve passare questo messaggio che chi sbaglia non deve più avere a che fare con la pubblica amministrazione, perché la possibilità ti è stata data di essere onesto, e il fatto che tu non lo sia stato è un disincentivo per tutte quelle brave imprese oneste che pagano le tasse, che assumono i dipendenti con contratti regolari, che fanno tutto correttamente, che magari si vedono superati in una gara da quello che precedentemente era stato condannato per corruzione. Queste cose non devono più accadere nel nostro paese. Seconda ragione, a cui tengo molto, perché purtroppo ormai è un'evidenza che non può più essere ignorata: il metodo corruttivo è diventato sicuramente ormai il metodo principale dopo l'intimidazione che le mafie utilizzano per accrescere il proprio potere. E corruzione e mafie sono direttamente collegate, proprio perché è attraverso questi comportamenti, questi fenomeni corruttivi, che riescono a penetrare nelle pubbliche amministrazioni, negli enti locali, in tutti i settori della nostra società. Guardate, non possiamo veramente ormai dire che c'è qualche settore immune o qualche amministrazione immune. Nessuno è immune, nessuno. E non è un fattore di allarme sociale che ci deve destare preoccupazione e che, dobbiamo mettere la testa sotto la sabbia, non ne dobbiamo parlare perché altrimenti roviniamo il turismo, roviniamo la percezione che i cittadini hanno di certi fenomeni. No, parlarne aiuta, perché se questi fenomeni vengono fuori, se scopriamo sempre di più i metodi che vengono utilizzati dagli andranghettisti, dai camorristi, dai persone di Cosa Nostra, le mafie foggiane che magari vengono a investire anche qui, o da tutti quei soggetti che sono appartenenti ad associazioni criminali di stampo mafioso, è la possibilità diretta per noi cittadini di poterci difendere maggiormente. Più ne parliamo, più siamo consapevoli, più riusciremo a creare degli anticorpi validi per cacciare questo tipo di soggetti, per cacciare queste persone. E allora una legge anticorruzione seria significa anche indirettamente mandare un messaggio a quel tipo di organizzazioni criminali e dirgli che esempi come Mafia Capitale, il sistema coniato da Buzzi Carminati per sostanzialmente comandare Roma, perché questo facevano, indirizzavano nei settori più delicati dell'amministrazione romana, l'immigrazione, il verde addirittura,
e tutto il welfare, tutto il settore sociale, tutto era in mano a quel determinato sistema, a cui capo c'erano ovviamente soggetti come Buzzi e Carminati e tanti altri, che si fondava non sul fatto semplicemente che puntavano una pistola alla testa a qualcuno, ma proprio sui reati corruttivi, attraverso il quale non erano riusciti a per entrare ed entrare nelle amministrazioni a corrompere dirigenti del Comune di Roma, persone che invece di continuare a ovviamente fare a perseguire il bene pubblico, si erano a servizio di interessi privati, di interessi di qualcun altro. E allora questo tipo di fenomeni sono situazioni concrete che noi possiamo toccare con mano purtroppo in tantissime amministrazioni del nostro paese, in tantissimi settori. Ed è quindi per questo che una delle ragioni, la seconda ragione, come vi ho detto, più importante per fare questa legge era proprio mandare questo tipo di messaggio alle mafie per dire: guardate che lo sappiamo che il metodo che utilizzate è questo, siete cambiate negli anni, vi siete geneticamente un po' modificate, siete molto più astute, molto più brave, molto più valide, anche lo Stato non è indifferente, anche lo Stato vi dà una risposta, lo Stato sceglie di fare una legge anticorruzione che va direttamente a combattere questo tipo di fenomeni, e a quei condannati per reati contro la pubblica amministrazione stiamo dicendo allontanatevi. In più stiamo dando degli strumenti in più agli investigatori per cercare di scoprirli maggiormente questi reati. E allora vi faccio questi due esempi. Che cosa abbiamo inserito in questa legge anticorruzione? Una cosa molto importante, la possibilità di utilizzare questo captatore informatico, il Trojan, anche per i reati contro la pubblica amministrazione. Quindi abbiamo facilitato, diciamo, la possibilità per gli investigatori di inserire il Trojan nei dispositivi elettronici, anche portatili o nelle case, nei luoghi, nelle abitazioni, per riuscire ad individuare più facilmente anche i reati contro la pubblica amministrazione, anche quei reati contro la pubblica amministrazione, anche quei reati corruttivi. Un'altra cosa contestatissima, guardate, ed è stata una delle battaglie principali che abbiamo fatto nel corso della precedente legislatura, l'agente sotto copertura per i reati contro la pubblica amministrazione. È stata, guardate, sono state dette di tutti i colori. L'agente sotto copertura è stato praticamente definito come una sorta di infiltrato della polizia che si fingeva funzionario ed andava a provocare il reato, e poi sostanzialmente dopo aver provocato il reato lui rimaneva impunito e il povero funzionario pubblico incappato in questo agente provocatore sarebbe stato insomma messo in carcere, chissà che. Tutte fandonie. L'agente sotto copertura, diciamo chiaramente, è una figura che già esiste dal 2006 e sta funzionando benissimo, perché esiste ed è ovviamente disciplinato da una legge dello Stato del 2006, esiste per tutti ed esisteva già per tutti quei reati contro il terrorismo o appunto contro la criminalità organizzata. Quindi nei reati di mafia, il terrorismo, di particolare allarme sociale, traffico internazionale di stupefacenti, questo agente sotto copertura esisteva ed esiste tuttora già. Che cosa abbiamo fatto noi? Dopo interlocuzioni fatte con la Guardia di Finanza soprattutto e con i vertici anche delle forze dell'ordine, abbiamo deciso che per lo Stato era arrivato il momento di utilizzare questo strumento validissimo anche per i reati contro la pubblica amministrazione. Quindi per i reati corruttivi ci potranno essere degli agenti sotto copertura che non provocheranno nulla, semplicemente se verranno a conoscenza di un reato potranno utilizzare quegli elementi di prova, poi nel processo saranno validi e non provocheranno nulla, non è che arriveranno a darti una mazzetta e provocare un reato, però se arriveranno in un ufficio, ad esempio, dove già si stanno compiendo, magari da un po' di tempo, dei reati corruttivi o contro la pubblica amministrazione, potranno scovarli più facilmente, potranno portarli e inserirli nelle loro indagini e a questo punto provarli più facilmente anche nei processi. Quindi
da una parte pensate alle, appunto, alle intercettazioni potenziate anche con il captatore informatico Trojan, dall'altra parte agente sotto copertura, noi stiamo cercando di mandare un messaggio per dire a magistrati e forze dell'ordine, noi, lo Stato c'è e se ci sarà bisogno di migliorare qualcosa continueremo ad esserci, perché bisogna facilitare l'individuazione di questi reati. Non perché bisogna provocarli, ma perché già esistono, già vengono commessi. Noi non è che vogliamo crearne di più o crearne di nuovi, non sia mai. Stiamo semplicemente dicendo, dai dati che abbiamo nelle amministrazioni pubbliche, questi reati già si commettono. Perché io non devo aiutare a scovarli? E questo lo abbiamo fatto grazie appunto all'agente sotto copertura all'utilizzo maggiore che si potrà fare del captatore Trojan. Un'ultima ragione per cui questa legge anticorruzione l'abbiamo voluto fare era il nostro secondo punto praticamente dopo il reddito di cittadinanza nel programma che portavamo avanti nel 2013 per quella prima campagna elettorale alle politiche del 2013. Questa legge anticorruzione l'abbiamo voluto fare perché in questi anni c'è forse una cosa che è mancata più di tutte, penso, come esempio della politica per i cittadini. E mi ripeto, il buon esempio di chi ci rappresenta o vi rappresenta. Allora, sembra preistoria, ma in realtà parliamo soltanto di cose che sono successe pochi anni fa. E io ho avuto accanto nella precedente legislatura personaggi come Francantonio Genovese, che era stato eletto col PD, poi passò in Forza Italia, e a cui era stata chiesta l'autorizzazione all'arresto da parte della Procura di Messina, adesso è stato condannato in primo grado a 11 anni, perché fondamentalmente quella richiesta di autorizzazione all'arresto, che poi per fortuna la Camera aveva consentito, e questo aveva sostanzialmente, ve lo dico in parole spicciole per capirci, destinato i soldi, rubato i soldi destinati alla formazione professionale dei giovani, se li era intascati lui per le sue società. E questo qui, cioè, era un parlamentare che sedeva accanto a noi e faceva la legge dello Stato insieme ai suoi compagni di partito, e anzi era addirittura uno dei parlamentari, se non il più, quello che aveva preso più preferenze, 33.000 ne aveva prese nel 2013, una cosa scandalosa, di Messina chiaramente, un ras delle preferenze, tant'è vero che poi quel pacchetto di voti è stato trasferito al figlio 21enne che nelle elezioni regionali siciliane, se vi ricordate, ne ha prese 17.000, quindi di padre in figlio, diciamo, l'eredità del pacchetto di voti si è trasferita, poi perché non potendosi magari più candidare lui alle elezioni regionali ha candidato il figlio. E nel frattempo è arrivato ovviamente anche altre indagini nei suoi confronti per il riciclaggio, hanno scoperto che aveva nascosto un pochino di soldi in Svizzera, addirittura aveva intestato i conti al figlio, dei comportamenti scandalosi, anche se ancora appunto sono i processi in corso. Detto questo, Francantonio Genovese, come vi ho detto, era in Parlamento e non era l'unico. Noi abbiamo avuto Giancarlo Galan, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, che faceva il presidente di Commissione Cultura mentre stava agli arresti domiciliari per lo scandalo Moser. Ed è stato in carica un anno, cioè continuavano, voi immaginate, arrivavano, perché me le ricordo, anche delegazioni dall'estero che arrivavano in Commissione Cultura alla Camera, e dove il presidente non c'è, mani in tasca, quindi non c'è, dov'è? Agli arresti domiciliari. Questa era la figura che facevamo 3 anni fa, 2015-2014, non nei governi di chissà quale legislatura. E anche lui condannato, ha patteggiato una pena per corruzione a 2 anni, superiore a 2 anni, e quindi per fortuna, dato che era superiore a 2 anni, poi è scattata la legge Severino e siamo riusciti a
almeno farlo decadere da, da deputato. Però questi erano gli esempi che c'erano. Un altro, Stefano Caridi, era un senatore eletto con Gall, con, anzi inizialmente con Alfano e poi trasferito nel gruppo delle autonomie locali. E questo senatore qui, a cui abbiamo votato l'ok all'arresto nel 2016, nell'estate del 2016, era nella richiesta, nell'ordinanza di custodia cautelare che era stata avanzata nei suoi confronti dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, definito un po' come promotore, organizzatore, dirigente della cupola segreta dell''Ndrangheta, un'operazione che si chiamava Mamma Santissima, oggi confluita nel processo Gotha, un processo molto importante e ancora in corso, in dibattimento. Nell'abbreviato sono già arrivate delle pene importanti. Certo, a questo Stefano Caridi poi il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha revocato il carcere, quindi non è più in carcere, però comunque ha avuto un ruolo ed aveva un ruolo ed è sceso in qualche modo a patti nel corso degli anni con esponenti di spicco dell''Ndrangheta regina. Quindi i contatti c'erano, anche se, come vi ho detto, si sta tuttora celebrando il processo. Questa gente qui erano i miei colleghi. Ora capite che di fronte a questo tipo di situazioni, nel momento in cui arrivi al governo, non vedi l'ora di mandare un messaggio chiaro anche a questa gente per dire: con noi queste cose non devono più accadere. E se ci saranno deputati e senatori che si macchieranno di reati contro la pubblica amministrazione, devono essere interdetti a vita e devono essere buttati fuori dal Parlamento, perché non possono più fare leggi per lo Stato. Questo è quindi la terza ragione per cui abbiamo voluto fare questa legge, anche per lanciare questo tipo di esempi importanti di una politica che non vuole più tollerare certi comportamenti, non vuole più tollerare che nelle istituzioni a rappresentare i cittadini possano sedere delle persone che addirittura hanno, insomma, si sono macchiati loro stessi di reati corruttivi o comunque connessi a reati contro la pubblica amministrazione. E allora, dentro questa legge numero 3 del 2019, un'altra cosina importante che abbiamo fatto è, tra le altre cose, ad esempio, vietare estendere il divieto di benefici penitenziari ai condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Quindi c'è un articolo molto importante del nostro ordinamento penitenziario, l'articolo 4 bis, che sostanzialmente vi dice: cari mafiosi, cari terroristi, se voi che siete condannati per reati così gravi non potete accedere ai benefici penitenziari, permessi premio e quant'altro, a meno che non collaboriate con lo Stato. Noi lo abbiamo esteso anche a coloro che sono stati condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Quindi tu, caro corrotto, caro corruttore, condannato definitivo che sta in carcere per questo tipo di reati gravi, non puoi più accedere ai permessi premio, non puoi più accedere ai benefici penitenziari, a meno che magari non scattino delle condotte da parte tua o delle collaborazioni da parte tua con lo Stato. Quindi una cosa molto importante che abbiamo fatto in questa legge anticorruzione, anche questa osteggiatissima e che invece serviva da tanto, un nuovo articolo nel codice penale, l'articolo 323 ter, chiamata causa di non punibilità. Cosa abbiamo fatto sostanzialmente? I collaboratori di giustizia, lo sapete cosa sono? No, coloro che magari appartenenti ad associazioni a criminali di stampo mafioso o ad associazioni terroristiche, comunque ad associazioni criminali, scelgono di collaborare con lo Stato e quindi di prestare il loro aiuto e la loro testimonianza sui fatti di cui sono stati testimoni e di pentirsi, fra virgolette, perché non è ovviamente il pentimento che determina l'interesse dello Stato, ma è il fatto che la tua testimonianza, la tua appartenenza all'associazione criminale possa aiutare lo Stato a scovare qualcun altro, ad andare all'interno dei gangli delle mafie o delle organizzazioni criminali. Il collaboratore di giustizia è una figura fondamentale, perché ce lo ricordiamo tutti, insomma, grazie a persone come Buscetto, come Brusca,
che lo Stato è riuscito anche negli anni più duri a dare un certo tipo di impronta alla lotta contro le mafie, alla lotta contro le Brigate Rosse ad esempio, proprio perché c'erano persone che dall'interno delle organizzazioni criminali finalmente sceglievano di collaborare, sceglievano la strada della collaborazione. È chiaro che la strada della collaborazione non è che te la possono fare tra virgolette a gratis, lo Stato ti concede, se collabori, dei trattamenti differenti e quindi un'attenuazione della tua espiazione della pena in carcere e quant'altro. Questo stesso principio geniale, geniale, creato negli anni 90, noi lo abbiamo voluto estendere in qualche modo anche ai reati contro la pubblica amministrazione. E cioè, siccome è molto difficile scovarli, questi reati corruttivi, noi stiamo dicendo, caro corrotto corruttore, se tu sei venuto a conoscenza di un certo tipo di comportamento illecito o ti stai macchiando o ti sei macchiato di qualche condotta che non va proprio benissimo, non è proprio legale, io ti do la possibilità di venire a raccontarmela, di venire subito a raccontarmela, perché lo devi fare entro 4 mesi dalla commissione del fatto. Non devi sapere però che sei iscritto nel registro degli indagati, altrimenti sarebbe facile, grazie, io mi ritrovo dai giornali magari o da un avviso di garanzia, o beh sono indagato, adesso vado dai carabinieri a denunciare, e no, così non si può fare, quindi non devi sapere che sei indagato, devi farlo velocemente, entro 4 mesi dalla commissione del fatto, però se lo fai con tutte le garanzie, requisiti eccetera, e ti rechi a denunciare, scegli di andare a denunciare, io ti aiuto e ovviamente non ti darò la pena che è prevista per il reato che hai commesso, ma cercherò di non punirti o comunque di punirti molto meno. Questo è un messaggio, guardate, rivoluzionario, perché sappiamo che per molti è difficile da concepire, ma se ha funzionato per le mafie, se ha funzionato per il terrorismo, ma perché non deve funzionare anche per la corruzione? Abbiamo degli istituti in questo paese che funzionano benissimo. Cavoli, basta copiare e cercare di utilizzarli anche per questi reati corruttivi. Quindi questa è una delle grosse novità inserite in questa legge. La causa di non punibilità, la possibilità di avere dei collaboratori di giustizia anche all'interno dei reati contro la pubblica amministrazione, dei reati corruttivi. Un'altra cosa importante è questa... E questa l'abbiamo fatta perché c'era stato anche un esempio concreto. Un po' di tempo fa, non so se quest'estate, tra l'altro, non so se vi ricordate, è stato un brutto scandalo che è venuto fuori. E sostanzialmente due persone indagate perché intascavano nelle loro società, nei loro conti privati, dei soldi che in realtà erano destinati ai bambini africani. Fra gli indagati arriva anche il cognato di Renzi, reato di appropriazione indebita aggravata. Quel caro reato lì, c'era stato qualcuno che nella precedente legislatura aveva pensato bene di renderlo procedibile a querela e non più d'ufficio. Che cosa significa? Che sostanzialmente c'era bisogno della querela da parte dell'UNICEF e di tutte le altre organizzazioni umanitarie, che erano in realtà le vere destinatarie di quel denaro, per i magistrati per riuscire ad andare avanti con le indagini, altrimenti se non c'era la querela non si potevano indagare questi qua. Assurdo. E questo è stato uno degli ultimi regalini del governo Renzi, e anzi del governo Gentiloni, scusate, perché c'era già il governo Gentiloni in carica, quindi delega era nel governo Renzi, attuazione della delega governo Gentiloni. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo aumentato i reati, le pene per la propensione indebita intanto, quindi la propensione indebita oggi è punita fino a 5 anni, e poi siamo riusciti quindi a far ritornare la propensione indebita percorribile d'ufficio e non più a querela, quindi il procedimento si apre d'ufficio senza bisogno che ci sia la querela. È chiaro che purtroppo non possiamo andare a farla valere per il passato, però da qui in futuro sicuramente danni del genere non ce ne potranno più essere, quindi i magistrati potranno aprire un fascicolo d'ufficio senza aspettare la denuncia. Ma lo abbiamo fatto anche per la corruzione tra privati. Quindi la corruzione tra privati, non stiamo parlando solo della corruzione nel settore pubblico, anche nella corruzione tra privati,
questi reati e l'istigazione alla corruzione tra privati erano percorribili sempre a querela. Abbiamo abrogato quei commicini della norma e li abbiamo resi procedibili d'ufficio, quindi anche per la corruzione tra privati non serve più querela, si possono aprire fascicoli direttamente. Vengo a una delle norme più contestate di questa legge anticorruzione, che non c'entra con l'anticorruzione ma c'entra con il nostro processo penale, la riforma della prescrizione. E qui ci sarebbe da aprire un capitolo stile Beautiful, perché mai norma fu più contestata e mai norma in realtà insomma fu più sognata, se posso permettermi di dirlo. Questo perché? Perché per troppi anni in questo paese abbiamo sentito parlare di prescrizione senza però in realtà riuscire a risolvere concretamente il problema alla radice. Allora, noi non abbiamo fatto nulla di nuovo rispetto a quanto avevamo già promesso e annunciato dalla nostra nascita, anzi addirittura noi siamo anche andati incontro alle richieste che ci sono venute da parte dell'avvocatura, da parte degli operatori del settore, perché la nostra proposta iniziale era quella di bloccare la prescrizione dopo il rinvio a giudizio, quindi manco si arrivava alla sentenza. Noi all'inizio eravamo, devo dire, un po' eccessivamente rigidi, volevamo proprio bloccare la prescrizione dopo il rinvio a giudizio. Questo percorso di ovviamente confronto con tutti gli operatori del settore ci ha fatto pensare, ci ha fatto dire, beh, comunque, visto che comunque è giusto che una sentenza ci sia, allora blocchiamo la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Ed è un principio semplice, perché signori, se lo Stato e il Ministero della Giustizia investe soldi, risorse e quant'altro per fare le indagini, per rinviare a giudizio una persona, per fare tutto il processo di primo grado, per fare la sentenza di primo grado, e io poi mi devo arrivare in appello e quella sentenza mi decade per prescrizione? Ma è assurdo, solo noi viviamo in un sistema del genere. Da qui l'esigenza semplice, cristallina, di dire: dopo la sentenza di primo grado basta con la prescrizione. Qual è l'accusa? Qual è l'accusa e le critiche maggiori che ci hanno fatto su questa proposta? Ma a quel punto i processi dureranno una vita, perché tanto si ferma, non c'è più la prescrizione, e quindi il processo d'appello magari, o la Cassazione, che poi annulla con rinvio e si ritorna in appello e poi di nuovo un altro grado, eccetera eccetera, i processi allungano a non finire. E qui siamo andati ad incidere anche noi dicendo: benissimo, noi intanto mandiamo questo messaggio che, caro paese, della prescrizione non ci si può più avvalere dopo la sentenza di primo grado. Ma contemporaneamente facciamo un'altra cosa. Questa norma la facciamo, ma la facciamo entrare in vigore dal 1 gennaio 2020. Che cosa succede da qui a gennaio 2020? Noi in questo anno la stiamo già scrivendo, riformiamo il processo penale e abbreviamo i tempi dei processi, così quando la norma sulla prescrizione entrerà in vigore noi avremo anche avuto e fatto una legge per abbreviare i tempi dei processi penali e civili. È già scritta per ora la riforma del processo civile, tra poco arriverà anche quella sul processo penale, partiranno poi gli esami nelle commissioni di giustizia di Camera e Senato, e cercheremo, riusciremo, perché lo faremo, e questo è una certezza, perché la norma sulla prescrizione noi vogliamo farla entrare in vigore il 1 gennaio 2020 e non più tardi. In questo anno il nostro impegno maggiore sarà proprio questo, andare a lavorare sui tempi del processo. Ma capite bene una cosa, che lavorare sui tempi del processo penale fino a questo momento era un po', diciamo, è sempre stato un po', non dico una chimera, ma un modo per dire: sì, lo faremo, ci sono tanti modi, adesso vedremo, ci sono state commissioni governative che hanno riscritto i codici, tutti hanno cercato di dare il proprio contributo, di trovare soluzioni, però poi alla fine sapete che c'è? Tanto comunque c'è la prescrizione, quindi l'ancora di salvezza c'era sempre. Noi togliamo quell'ancora di salvezza, se ti costringo e ti dico la prescrizione non c'è più, tu sarai, anche tu avvocato, tutti i magistrati, tutti maggiormente spinto a volere una riforma dei tempi del processo, perché se fai quella
sai che ovviamente poi avrai risolto anche tutti gli altri problemi legati ai tempi lunghi della nostra giustizia penale. Un'altra cosa molto importante, perché altrimenti l'impianto non può funzionare, gli organici. I nostri tribunali sono al collasso, completamente al collasso, poveretti. E esempi di squilibri di organico ce li abbiamo praticamente in tutta Italia, non è che c'è ormai una regione più o meno. Io veramente, abbiamo girato anche nella scorsa legislatura quasi tutti i tribunali d'Italia, ci sono sì delle situazioni disastrose, altre un po' più decenti, ma comunque anche il personale, mancano i cancellieri, mancano gli stessi magistrati. E allora, a fronte di questo, abbiamo investito 500 milioni nella legge di bilancio proprio per cercare di ovviare al problema degli organici e per cercare di ovviare al problema delle risorse dei nostri tribunali. Quindi più concorsi, e verranno fatti, sia in magistratura sia per le altre figure che lavorano all'interno dei nostri tribunali, e più risorse. Questo è il lavoro che sta facendo il ministro Bonafede, cercare soprattutto di persona poi di andare all'interno dei tribunali, delle corti d'appello, della, anche la stessa Cassazione nel nostro paese, e vedere di persona, visitare di persona i tribunali, vedere come stanno le cose e andare poi, quando arrivano le sedi giuste e come è stata la manovra, lo abbiamo fatto, a destinare tanti soldi, non pochi, prima erano sempre spiccioli, tanti soldi per la giustizia, perché se in questo paese la giustizia ritorna a funzionare, il cittadino non dovrà più subire veramente le lentezze e i problemi che hanno caratterizzato questo paese per tanti anni. Quindi la sfida è proprio questa: da una parte ti tolgo la prescrizione e dall'altra, questo è l'anno in cui faremo la riforma, una seria riforma dei tempi dei processi penali, civili e amministrativi. Bravo. L'ultimo punto, e poi non mi tedio più, la trasparenza dei finanziamenti ai partiti, che prima introduceva un po' Raffaella. Perché una rivoluzione? Perché dopo il finanziamento pubblico che abbiamo tolto, che ha tolto il vecchio governo, nonostante insomma quella forma un po' distorta del, che noi avremmo preferito evitare addirittura, della possibilità di comunque fare donazioni attraverso il 5 per 1000, e per quanto riguarda il finanziamento pubblico a cui tutti possono anche rinunciare, come abbiamo fatto noi, le norme rimangono le stesse, ma la vera risposta che dovevamo dare ai cittadini era sui finanziamenti privati, dei privati ai partiti politici. Quanti partiti abbiamo che purtroppo fondano la loro esistenza sulle donazioni fatte e dai grandi costruttori e dai grandi lobbisti? Andatevi a vedere quanti soldi da Caltagirone ha dato Caltagirone al suo caro ex genero Casini. Andiamo a vedere quante volte purtroppo in questo paese persone che finanziavano trasversalmente a destra e manca tutti, poi ricevevano improvvisamente qualcosa in cambio. Pensiamo davvero, la famiglia Riva ha finanziato a Taranto, ha finanziato trasversalmente tutti i partiti di destra e di sinistra. Per fare un esempio locale, se c'è ancora lei, l'Italiana Costruzioni, che è la società che dovrebbe costruire il TRC, appartiene ai fratelli Navarra. I fratelli Navarra, che erano già finiti in un'indagine in Expo nel 2015, però poi sono stati, Italiana Costruzioni è stata, fra virgolette, scagionata dalle accuse, i fratelli Navarro, se vi andate a vedere chi hanno finanziato, tutti, Zingaretti, Meloni, Casini, La Torre, Nicola La Torre, avevo fatto un'interrogazione dove avevo sostanzialmente messo in luce tutti i finanziamenti che avevano dato per le campagne elettorali di questi soggetti i fratelli Navarra della Italiana Costruzioni. Quindi queste persone, semplicemente, noi non stiamo dicendo non donate, donate pure ai partiti, però i cittadini lo devono sapere. Io prima delle elezioni voglio sapere chi ti finanzia, dimmi chi ti finanzia e ti dirò chi sei. Quindi tu, caro cittadino, avrai questa possibilità. Grazie alla nostra legge
inoltre le donazioni sopra i 500 euro saranno pubblicate sui siti dei partiti. Sono obbligati, se non lo fanno, gli arrivano delle multe e delle, anche sfondano poi anche in condotte che insomma è meglio che per loro che non lo facciano. E tra l'altro sarà bello monitorare l'applicazione di questa legge, perché poi per chi non lo fa, insomma, ci divertiremo a scovare i vari tesorieri dei partiti che a questo stiamo tutti attenti per le campagne elettorali, che non si prestano a questi obblighi. E oltre alla pubblicazione, entro i 14 giorni prima delle elezioni devono essere pubblicati sul sito tutti, ma proprio tutti, le donazioni ricevute. Così anche, appunto, voi cittadini saprete tutto anche 15 prima del giorno delle elezioni. Ma non solo, c'è un altro punto importante, sempre che riguarda questa trasparenza ai partiti: le cooperative sociali non potranno più finanziare i partiti. Questa è un'altra cosa che abbiamo voluto aggiungere in extremis, perché dopo lo scandalo di Mafia Capitale non ci potevamo certo più permettere che cooperative, che in realtà non dovrebbero avere scopo di lucro, servivano per foraggiare magari questo o quel partito. E allora divieto per le cooperative sociali di dare i soldini ai partiti. Questa è una cosa che abbiamo introdotto con questa legge. Un'altra cosa importante e poi chiudiamo: sono equiparati i partiti e i movimenti politici, ovviamente tutte le fondazioni, associazioni, comitati cui vertici siano indicati almeno in parte da partiti e movimenti, o che al vertice abbiano membri di partiti o movimenti o ex componenti di governo, Parlamento italiano, europeo, giunte, consigli regionali o locali, nonché associazioni o fondazioni che danno almeno 5.000 euro a partiti per contribuire alle loro iniziative. Quindi non andiamo a colpire semplicemente il partito, perché magari quel partito ci appoggia a una fondazione, a un'associazione, e andiamo a colpire, ovviamente, a rendere questi obblighi di trasparenza anche per le fondazioni e anche per le associazioni collegate ai partiti. In poche parole, nessuno può farla franca. E perché rimanga tra noi, ma è sottinteso, è chiaro che questa legge si applica a tutti, noi compresi. Quindi le accuse di chi diceva fate le leggi per gli altri e non le fate valere per voi, le abbiamo rispedite al mittente, le rispediamo molto felicemente al mittente, perché questa legge, ovviamente quella sulla trasparenza dei partiti, si applicherà indistintamente a tutti, Movimento 5 Stelle compreso, anche se noi già pubblicavamo tutto, però saremo maggiormente felici di farlo, perché adesso queste sono leggi dello Stato e si applicano, come detto, non solo ai partiti singoli, ma anche a tutte le fondazioni e le associazioni ad essi collegate. Queste sono un po' Io passerei alle vostre domande, se ne avete, da fare a me, Marco, Raffa, anche su ciò che volete. Siamo a tema libero e spero di essere stata chiara, e mi dispiace se sono stata lunga, ma davvero questa, vi ho detto praticamente l'1% di quello che contiene la legge anticorruzione. Ci si potrebbero essere altre 20.000 puntate, perché è davvero un provvedimento che, come vi ho raccontato, aspettavamo da tanti anni, e sarà compito nostro, di tutti, monitorarne gli effetti e vedere se effettivamente funziona. Quello che non funziona si cercherà di migliorare. Concludo dicendovi solo quelle che saranno anche le puntate successive, e cioè, come Commissione Giustizia stiamo lavorando su violenza di genere, e quindi arriverà un provvedimento marzo in aula proprio per contrastare la violenza di genere. E un'altra cosa importante, ovviamente, è la modifica del reato di scambio, del voto di scambio politico mafioso, il 416 ter, perché ovviamente questo è un reato molto importante, che già sta funzionando
bene, l'ultima riforma è stata fatta nel 2014, noi sostanzialmente stiamo cercando di prendere quello che di buono ha fatto la Cassazione, quello che di buono ha fatto la giurisprudenza, e lo stiamo cercando di tradurre in legge dello Stato, perché vogliamo che quello che hanno fatto le sentenze, le motivazioni delle sentenze più importanti di questi ultimi 3 anni, diventi legge dello Stato. E poi vogliamo soprattutto attuare quello, un principio che, se volete, era anche un po' il pensiero che aveva avuto Giovanni Falcone quando questa legge sul voto di scambio politico mafioso l'aveva pensata, e cioè: il politico che si accorda col mafioso, io lo devo punire nello stesso modo in cui punisco l'appartenente all'associazione di stampo mafioso. Quindi le pene devono essere uguali sia per il politico sia per il mafioso che appartiene all'associazione criminale. Vogliamo aumentare quelle pene per dare un messaggio. Non è che tu, che ti accordi o che ti sei servito dai voti della mafia, devi essere meno colpevole. Tu sei colpevole allo stesso modo, perché con la tua condotta, anzi volendo, in realtà è ancora più grave la tua condotta, perché tu sei un pubblico ufficiale, sei un funzionario, sei un esponente delle istituzioni che non dovrebbe mai comportarsi in quel modo. Quindi se hai preso voti dalle mafie, tu sei punito come quello che, come il mafioso, come quello che appartiene alla situazione criminale. È un principio pensato da Falcone, e noi in questo modo siamo costretti a cambiare. Vero? Ma ovviamente non è solo questo il principio, e poi ce ne sono tanti altri temi su cui lavoreremo, come vi ho detto: riforma del processo civile, riforma del processo penale e legittima difesa. Chiaramente arriverà in aula a febbraio anche la riforma sull'istituto della legittima difesa, e poi mi sto dimenticando sicuramente qualcosa, perché sono davvero, c'è tanta di quella carne al fuoco incredibile. Cyberbullismo, ecco cosa mi ero dimenticata. Anche su questo triste fenomeno del cyberbullismo stiamo cercando di scrivere una legge che in qualche modo vada ad incidere anche su questo tipo di comportamenti, che purtroppo ci sono nella nostra società, e bisogna cercare di prevenire un po' di più e di rendere maggiormente efficace le norme su questo tipo di reati. Detto questo, bando insomma le ciance, Marco vai e poi domande, se ce ne sono. Grazie a tutti. Vi rubo solo un ultimo secondo su questo tema. È stato fatto un lavoro grandissimo. In realtà è un lavoro che il nostro paese è tanto, che è sollecitato dall'Europa, dall'OSCE, dal Consiglio dell'Europa. Quindi sono dei temi, diciamo, che sono frutto del Movimento 5 Stelle, del lavoro che è stato fatto in questi anni. Ma in realtà è tanto che è stata chiesta questo punto di partenza del paese, quindi sono state raccolte anche tante informazioni che già c'erano già molte informazioni, molte richieste al nostro paese. Noi siamo purtroppo fra i paesi dell'Europa uno dei più in basso, siamo credo il 25esimo posto su 31 per la corruzione, a livello mondiale addirittura siamo al 50esimo posto sui 198 paesi riconosciuti dei 206, quindi è una graduatoria molto bassa a cui è stato chiesto come paese di attenzionare. Come governo è stato preso subito di petto questo passaggio, ma sono informazioni che sono arrivate subito dall'Europa, perché c'è stato un video che aveva fatto qualche settimana fa il ministro Bonafede, dove parlava della Greco, si chiama Greco, che è una sì, che ha definito in realtà questo lavoro che è stato fatto insomma dalla Commissione come un ottimo lavoro. Ho avuto delle grandi recensioni a livello europeo, quindi la strada è stata riconosciuta, anche se magari nei grandi mass media non vengono fuori queste informazioni. Ci hanno già attenzionato, l'hanno chiamato Distruggi Mazzette, l'avevano chiamato, noi l'abbiamo chiamato Spazzacrotti, loro hanno chiamato Distruggi Mazzette. In realtà è stato da fuori questo cambio di governo, questo passo nuovo è stato già attenzionato da tanti. Quindi secondo quello che era stato promesso in campagna elettorale, si sono messi giù una serie di mattoni per costruire una base solida. E poi c'è sempre un,
diciamo una barra che si può spostare. Abbiamo sempre capito se si stava sbagliando, si è sempre aperte le discussioni e cercato di migliorare i temi. Quindi questo è un passaggio, questo faremo una serie di incontri per spiegare come ci muoviamo e anche per prendere informazioni di come ci vogliamo muovere a livello, diciamo, nazionale. Quindi ok, ne possiamo andare pure con le domande. Grazie. Per chi ha delle domande lo raggiungo, così può esporrela a Giulia o Marco. E ne devo magari raccogliere tre alla volta per dare il tempo. Se mi alzate la mano così posso vedere dove venire. Buonasera. Volevo chiedere a uno di voi due guardi. Allora, innanzitutto voglio esprimere la mia soddisfazione e contentezza per l'approvazione di questa legge di cui si sentiva veramente l'esigenza. Non a caso, come parlava prima il collega, il greco, che è l'organo ufficiale dell'Europa, ce lo chiedeva da tempo. Non so se avete notato, per inciso, come i politici dei governi precedenti, anche nei giornali, i loro fiaccheggiatori, va di moda lo slogan "ce lo chiede l'Europa solo quando fa comodo". Per esempio, il pareggio di bilancio ce lo chiedeva l'Europa. La legge anticorruzione, che l'Europa ci chiedeva da decenni, sotto silenzio. No? Detto questo, volevo esprimere un mio dubbio che ho. Ho letto questi giorni sulla stampa che un articolo, un comma di questa legge, mi pare si chiama 316 ter, credo, prevede quello che apparentemente è una cosa positiva, cioè un aggravamento delle pene per appropriazione indebita qualora questo reato sia commesso da pubblici ufficiali. E c'è stato qualcuno maliziosamente sostiene che è stato fatto per salvare un senatore della Lega, Edoardo Rixi, che è in odore di condanna. C'è stata una proposta, una modifica fatta appunto dalla Lega, che prevede che questo tipo di reato, cioè la protezione indebita, con un aggravio di pena, venga esteso anche agli amministratori pubblici. In questo caso si andrebbe a sovrapporre a quello che è attualmente un articolo di legge in vigore che condanna l'amministratore pubblico per peculato qualora usi fondi pubblici per finte. Da notare che questa protezione indebita, pur avendo una pena maggiore, è inferiore al peculato, quindi consentirebbe di evitare la condanna che preveda poi la revoca degli incarichi pubblici. Inoltre, l'ultima cosa, la faccio breve, la protezione indebita prevede una prescrizione di 7 anni, mentre invece il peculato sarà di 12. Non a caso, nel processo di ieri, che si è concluso con le condanne delle varie Minetti e Trota, gli avvocati difensori già avevano chiesto di derubricare il reato di peculato in quello di protezione indebita. I giudici hanno detto no, la legge ancora non è in vigore, quindi vi tenete il peculato e sono stati condannati. Questo per far capire come negli appelli o nei futuri processi ci sia questo rischio, che questo apparentemente aggravio di pena in realtà serva ai difensori per sfuggire alla condanna per peculato. Questa è una cosa che è una risposta. Magari devo rispondere, ecco, subito, perché così ho il tempo per raggiungere praticamente il mio lavoro delle ultime due settimane. E le rispondo subito perché sì, è vero, c'è stato questo, ieri sono stati condannati in Regione Lombardia diversi consiglieri regionali. Vi ricordate questo, le spese pazze, la rimborsopoli delle regioni, praticamente ha toccato tutti, tra cui la nostra regione Emilia-Romagna, prima che arrivassero Bertani e Raffaella, Andrea Bertani e Raffaella in regione. E nella scorsa legislatura, insomma, eravamo stati, pure noi avevamo avuto dei begli esempi di rimborsopoli. E questi processi quindi sono partiti un po' in tutte le regioni. Ieri sono arrivate le condanne d'appello in Regione Lombardia e poi, insomma, ci sono ancora però i processi in corso in Liguria. Rixi ad esempio è ligure, e in Piemonte e in altre regioni. Ora, sostanzialmente sembra quasi che quello che siamo riusciti a buttare fuori dalla porta sia rientrato dalla finestra. Perché? Perché uno degli incidenti di percorso, così chiamato, in realtà brutto scherzo, che c'era stato fatto alla Camera a novembre del 2018, quando era in discussione questa legge, in prima lettura, era stato questo emendamento presentato da un deputato del gruppo misto, e in realtà appunto votato da tutti, Forza Italia, Lega, eccetera, che aveva messo sotto la maggioranza
noi come maggioranza, perché avevano sostanzialmente, cosa cercavano di fare? Di introdurre dentro l'abuso d'ufficio le condotte del peculato, in modo tale che io non ti punivo più per peculato, ma ti punivo per abuso d'ufficio. L'abuso d'ufficio a pene più basse, a prescrizione più breve, quindi sostanzialmente avrebbero annullato gli effetti del peculato in questo modo. Siamo riusciti poi ovviamente a cambiare subito questa porcata che era passata e adesso lo stesso tema è ritornato, diciamo, in auge proprio perché in uno degli articoli di questa legge anticorruzione c'è l'aumento delle pene per il pubblico ufficiale da 1 a 4 anni che si è macchiato di indebita percezione di emolumenti. Detta così, benissimo, cioè il reato è questo 316 ter, l'indebita percezione di emolumenti. Noi in teoria diciamo se il reato lo fai tu che sei un pubblico ufficiale, la pena non è da 6 mesi a 3 anni ma è da 1 a 4 anni. Però questo sembrerebbe, appunto, come diceva prima il signore, mischiarsi con il peculato. E quindi se il giudice poi si ritrova a dover scegliere se applicare il peculato o l'indebita percezione di emolumenti, non è che poi mi applica la seconda che è più favorevole all'imputato e quindi questo viene poi sostanzialmente condannato a una pena più bassa e il reato finisce per prescrizione prima. Una cosa importante da dirci è che al contrario di quello che avevano fatto con quel brutto emendamento, qui la condotta non è cambiata. Cioè, il peculato ha una condotta. Tu devi avere la disponibilità del denaro già la devi avere. Quindi soldi della regione sono già tuoi e la disponibilità del denaro ce l'hai già. Nell'indebita percezione tu non hai la disponibilità del denaro e l'avrai soltanto a seguito di false dichiarazioni. Quindi queste due condotte nessuno le ha modificate, cioè i reati sono rimasti identici e è chiaro che nella interpretazione che i giudici dovranno fare dovranno tenere conto di questo, non della pena che si è introdotta, dell'aggravante per il pubblico ufficiale, si tiene conto delle condotte. In appello non potranno mai cambiare le condotte, quindi a nostro avviso il pericolo non c'è. Tuttavia, per sistemare e togliere i dubbi, è chiaro che sia come governo sia come Parlamento, e io l'ho già detto, ho detto ci sarà bisogno, proposta di legge di un articolo, abroghiamo quel commino e la facciamo finita, perché non sia mai che ci sia il dubbio per certi giudici di dover interpretare una norma e di applicare l'indebita percezione di emolumenti piuttosto che il peculato per i consiglieri regionali della Lega, ma come se fossero 5 Stelle, che si sono macchiati di certi reati. Quindi, che sia in un caso o nell'altro, cercheremo prima ovviamente di capire se la nostra interpretazione, se l'interpretazione che abbiamo dato è corretta, cioè la condotta non cambia, quindi tu il pericolo non c'è. Gli avvocati ci proveranno, ma i giudici gli vedranno la porta in faccia. Se ovviamente avessimo anche solo mezzo dubbio, è chiaro che la proposta di legge la facciamo subito oppure il governo farà subito una norma per cercare di cancellare questo commicino che è stato introdotto e che aveva ed ha tutt'altra funzione, cioè quello di andare a punire più gravemente il pubblico ufficiale che ha l'indebita, che insomma si macchia di indebita percezione dei movimenti. Grazie. Ci tenevo molto perché appunto è 2 settimane che ci siamo dietro, noi siamo collegati con anche quello che succede all'esterno, quindi grazie, perché sono molto contenta quando i cittadini si accorgono di queste cose che non sono semplici da raccontare e da spiegare, però sono importanti. Grazie. Insomma. Altre domande? Sì, buonasera, sono Antonio Palma, vengo dal Lugo. Volevo chiedere, la corruzione abbiamo detto che è un cancro, diciamo, per tutti. E, diciamo che quando avviene nei pubblici uffici ci può essere magari, può essere scoperta, diciamo, forse più facilmente. E quando io sono un cittadino privato che sospetta di una presunta corruzione, perché mi viene mandato un periodo dal tribunale, e questo magari io penso che non corrisponda al vero, e qui ci può essere una presunta corruzione, perché altrimenti
non si giustifica diversamente che questo sta dicendo il falso. Io come mi devo comportare? Io che tutele ciò nel poter denunciare, diciamo, il fatto? Ne raccogliamo qui un po' di migliore da lui. Come abbiamo visto Mario Alzati? Oh, sì. Andrea Lini, Misano. Volevo chiedere per curiosità come funziona il cattatore Trojan o cattatore troll, come funziona tecnicamente, se è possibile. Sono Antonio Salvatore, anch'io faccio i complimenti per questa nuova legge anticorruzione. Ma mi riallaccio all'ultimo punto che hai presentato, e cioè appunto alla prescrizione. Sappiamo che oggi come oggi la maggior parte dei processi finiscono così, delle accuse, delle condanne, dei processi finiscono per prescrizione. Quindi c'è un ingolfamento dei processi. Ora, tu hai spiegato che chiaramente c'è il tentativo di snellire i tempi, abbreviare, ma c'è un problema strutturale, come dicevi tu. Il procuratore Nicola Gratteri giusto l'altro giorno parlava di cancellieri che sembrano una razza in via di estinzione e la informatizzazione, che è ancora un processo grandissimo, lunghissimo, ancora da fare. Quindi tu dicevi dal 1 gennaio 2020 entrerà in nuovo regime, ma da qui al 2020 mancano solo neanche 12 mesi. Fare i concorsi per nuovi cancellieri, nuovi magistrati, informatizzazione, non lo so, io sono una persona che è esterna a questi argomenti, ma faccio fatica a pensare che in 12 mesi tutto questo si possa fare. Non lo so, questa è la domanda, grazie. Per il signore, intanto rispondo a qualche domanda, poi per il signore che chiedeva che tutele ho, e noi è chiaro, abbiamo fatto anche nella scorsa legislatura, in questa cercheremo di migliorarla un po' di più, una legge cosiddetta sui whistleblower, cioè quei cittadini che sia quelli che lavorano nel settore pubblico sia quelli che lavorano nel settore privato, che magari vengono a conoscenza di fatti di reato e scelgono di andare a denunciare. È una legge che cerca di tutelare maggiormente questi cittadini che si recano dalle forze dell'ordine o dai magistrati per denunciare. Quindi le tutele ci sono ad oggi, bisogna, come dire, prendere anche un po' di... Non voglio parlare di coraggio, perché non è una questione di coraggio, dovrebbe essere la normalità. Però per chi purtroppo attualmente sappiamo che così non è, e invece insomma c'è la tutela adesso anche per chi denuncia certe cose di non venire diciamo messo alla gogna pubblicamente come colui che ha denunciato eccetera determinati fatti, c'è la possibilità però di fare degli esposti, c'è la possibilità di parlare, quindi dobbiamo spronare sempre di più le persone a parlare, a fidarsi delle forze dell'ordine, della magistratura, della giustizia in generale. Quindi è chiaro che poi le valutazioni e le indagini le fanno altri, non si chiede al cittadino di fare lui le indagini, però se viene a conoscenza di qualche brutto fatto che vuole denunciare, non deve andare, diciamo, starsene in casa o parlarne fra virgolette soltanto con poche persone senza cercare di poter migliorare le cose. Ma c'è una legge, questa approvata nella scorsa legislatura, sui whistleblower, che tutela proprio le persone che fanno questo tipo di denunce, ed è comunque un percorso che dovrà e potrà migliorare. Stiamo anche cercando di capire che cosa non funziona per cercare in questa legislatura di migliorare un pochino le cose. Il Trojan come funziona? Il Trojan è sostanzialmente funziona come un virus, ti arriva un messaggino sui cellulari e tu lo apri e in quel momento ti viene, tra virgolette, inoculato questo è un software, penso, poi c'è chi è molto più esperto di me, io non sono ovviamente un'informatica,
però il funzionamento è proprio questo, semplicemente è una sorta di virus che viene inserita nei cellulari, nei computer, e che le forze dell'ordine già utilizzano da tempo, molto utile perché poi permette ovviamente di intercettare le persone che utilizzano quei dispositivi e di monitorare tutto il loro lavoro, quindi tutto quello che fanno dal telefono o di scattare foto, ad esempio, o di comunque monitorare tutto quello che fanno attraverso i dispositivi che utilizzano. Quindi tutti noi oggi che utilizziamo smartphone, cellulari, computer, quando si tratta di appunto personaggi verso cui pendono delle indagini, è chiaro che le forze dell'ordine utilizzano anche questo preziosissimo strumento, che è chiaro è da prendere con le pinze, ma abbiamo delle forze dell'ordine che sanno fare molto bene il loro lavoro e che possono fare le intercettazioni soltanto se ci sono e se si rispettano tutti i requisiti stabiliti dai nostri codici, dal nostro codice penale. Quindi le tutele ci sono e questo è semplicemente uno strumento che sta funzionando per tanti reati, doveva secondo noi essere introdotto e funzionare anche per tutti questi reati contro la pubblica amministrazione, corruzione in primis, poi per tutti gli altri. Per la terza domanda che mi facevi tu, chiaro, nessuno ha la bacchetta magica, nessuno avrà la bacchetta magica per mettere a posto i sistemi incancreniti di una giustizia che è messa in questo stato da politiche folli che sono durate per tanti anni, però questo non significa nemmeno non poterci credere o non poter incentivare e finalmente mettere fine a questo tipo di scelte che sono state fatte fino ad oggi. I concorsi, noi siamo parlati di una situazione dove certo nella precedente legislatura qualcosina in più era stato fatto rispetto al passato, ma cioè, proprio passi da elefante. Abbiamo un attimino dato un'accelerata, informatizzazione dovrà continuare, sta continuando. Da qui a gennaio 2020 noi è chiaro che dobbiamo però fare anche quella riforma sui tempi dei processi che serve proprio come legge dello Stato, oltre all'informatizzazione e ai concorsi, e che poi ovviamente da quando ci saranno i concorsi a quando poi le persone inizieranno a lavorare all'interno dei tribunali passerà sicuramente un po' di tempo, però se non si inizia, come dire, non si arriverà mai a conclusione. Intanto abbiamo iniziato, però il messaggio sulla prescrizione doveva essere mandato, perché è proprio una questione insostenibile a livello di paese civile e a livello di democrazia occidentale, il fatto che un processo non può arrivare a sentenza di condanna o assoluzione ma arriva a prescrizione perché abbiamo per colpa dei processi che durano troppo nel nostro paese, è un assurdo. Quindi intanto incidiamo sulla prescrizione e poi è chiaro che con i tempi del processo questo è l'anno in cui lavoreremo in questa direzione, punto e basta. Non dico punto e basta perché i fronti sono tanti, ma questo è il fronte di maggiore impegno. Avete previsto un controllo su quanto lavorano i magistrati? Perché a mio parere lavorano poco o niente, per fare un lavoro di maniera diretta. Quindi c'è un sistema di controllo per valutare se effettivamente questo orario di lavoro lo fanno, perché un'ora, un'ora e mezza al giorno, mi sembra un pochino, quando lo fanno. Questa è la mia esperienza personale. Sì, grazie. Seconda domanda? Sì. Sì. Ciao Giulia, Marco, Raffaella, Gilberto, mi conoscete. Una domanda che forse va oltre anche un po' l'argomento. C'è un'altra forma che non è di corruzione, ma che a me un po' fa paura, la chiamo quasi corruzione 2.0, è che è quello di mettere delle persone fidate o delle persone vicine ai partiti o che vengono dalla politica nei gangli della pubblica amministrazione. Cerco di fare un esempio. In un evento molto bello che c'è stato a Cattolica, che si chiamava Colpo di Stato, si è parlato di un fondo BlackRock di investimento enorme che si è ormai comprato mezza Italia e ha lo zampino per tutti. Scendo un po' più a livello nostro, un argomento che abbiamo tanto discusso tante volte con Giulia, le municipalizzate, era in questo caso, ma fosse Ireno A2A in Lombardia.
che normalmente prendono ex persone della politica e le mettono dove conta. Esempio molto fantasioso, io sono di San Giovanni Marignano, prendono un ex sindaco di San Giovanni Marignano, lo pagano il doppio o il triplo di quello che guadagnava a fare il sindaco ed è lì a fare l'uomo loro all'interno di un'azienda che fattura tanti soldi. Questo ad oggi non è perseguibile, però a livello di pubblica amministrazione, di gestione della cosa pubblica, causa delle inefficienze, a volte causa il guardare certi interessi e il negarne altri, che è molto simile alla corruzione, inutile negarlo. Allora, in questa legge o in futuro, non so, questo forse assomiglia, c'è anche conflitto di interessi, quali sono le armi che potremmo avere per togliere questo tipo di, scusate, corruzione 2.0? Ricordate che se veramente andremo al governo in tanti comuni o regioni, potrebbe un bel giorno riguardare anche noi, perché queste lobby forse che hanno cercato fino a ieri questo PD brutto e cattivo, ho paura che cominceranno, se non stanno già cominciando, a cercare noi nel momento che, quando andremo ai posti, ai gangli importanti. Come ci si può difendere da questa cosa? Grazie. Raggiungo, mi sembrava qua che forse c'è anche Gidio Di Grazia che voleva rispondere. Buonasera, sono Cinci Gerardo di Indy. Niente, prima di venire qui, su praticamente alle tre, c'era la trasmissione per la diretta elettrica sulla giustizia. Hanno intervistato sulla prescrizione il consigliere della magistratura Davigo, il quale ha detto: guardate, sulla prescrizione, anche se il caso è in vigore nel 2020, vale per i nuovi processi. Quindi per i vecchi fino al 2018 non si deve fare per lui. Sta dicendo il signore che per i processi attualmente in corso è chiaro che la riforma della prescrizione non si può applicare purtroppo, perché entrando in vigore dal gennaio 2020 entrerà in vigore per i processi futuri, quindi dal 1 gennaio 2020 in poi, non per quelli già pendenti oggi. Questo è il nostro codice penale, c'è poco da fare. Visto e considerato questioni pratiche, se viene un ladro e viene preso in flagranza, il pomeriggio è libero, oppure certezza della pena, con la storia che le carceri sono piene, che l'Europa se no mette praticamente quella sanzione perché il numero non deve cedere, a questo punto vengono fatte praticamente condoni, c'è il modo di avere la certezza della pena? Grazie. No, se c'è qualcun altro, Vorrei aggiungere qualcosa all'agenda, Giulia. Mi riferisco a un tema annoso che molti governi hanno provato a toccare, ma nessuno ha approdato a nulla. La responsabilità civile dei magistrati. Io mi sono ritrovato con sentenze civili personale dove ho perso dei crediti perché il primo giudice in primo grado ha sbagliato, in appello l'hanno corretto, ma poi i tempi tali per cui la società è fallita, insomma, tutto, ho perso dei crediti importanti. Vorrei dire, mi ricordo Renzi che aveva sparato dicendo che anche i giudici quando sbagliano, come tutti quanti noi, eccetera eccetera, devono rispondere, no? Poi dopo è successo, ha mandato un avviso di garanzia a suo padre e quindi ha desistito. Questa l'arma che usano spesso i magistrati per difendersi, difendere i loro privilegi, secondo me. Io non so se quanti, perché tutti i funzionari, i dirigenti pubblici, eccetera, quando sbagliano rispondono. E i magistrati di fatto, perché una legge c'è, una legge che insomma ha molti buchi, i magistrati sembra quasi mai siano stati chiamati a rispondere dei loro errori, spesso negligenze. Mi riferisco al settore civile e amministrativo, quello penale è troppo delicato. Mi riferisco al settore civile e amministrativo, dove ho visto sentenze a volte anche che non significano niente. Per esempio il settore amministrativo, il TAR di Bologna, per capirci, scrive delle robe senza significato. Questo è un tema che ci tenevo a sollevare e vorrei che la Commissione, diciamo, nell'agenda aggiungesse questo tema importantissimo. Intanto qualcun altro, così concludiamo con le ultime domande, non so, Giulia. Poi continuiamo a parlare anche dopo, intanto ci buttano fuori. Ci buttano fuori e allora rispondo intanto. Mi sono da quelle che diceva Mantani, cioè se ti condannano, cioè fai ricorso al TAR, poi alla fine
perdi e ti mettono in condizione di non, far, di non farlo, perché ti danno delle, ti mettono su delle spese di giudizio che ti fanno passare la voglia. Questa è la cosa. L'accesso alla giustizia. L'accesso alla giustizia, soprattutto amministrativa, è un bel terreno per cercare di migliorare, quindi intanto grazie del sollecito. Detto questo, sulle responsabilità civili dei magistrati e in generale sul controllo dell'operato dei magistrati, comunque la legge è stata fatta nella scorsa legislatura, quindi quella che poco funzionava dell'88 è stata leggermente rivista nella scorsa legislatura e nulla toglie di poter andare in qualche modo ad incidere nuovamente. Per rispondere alla signora che diceva questi magistrati che lavorano due giorni a settimana, una o due ore al giorno, signore, il problema è anche l'arretrato, cioè i magistrati oggi sono magari a casa che se devono scrivere le sentenze perché hanno tutta una serie di arretrati. Allora, chiunque però viene controllato, uno può dire io lavoro la notte, lavoro di giorno, no, è vero, non è vero. Allora, controlliamo l'orario. Non si sente. Lavoro in ufficio, si controlla l'orario. Chiudi, ma chiudi. Sì, mi dispiace, a volte che la ci mancherebbe, ma purtroppo non solo sua, non solo sua. Non va. No. Chiarissimo, signora. È chiaro che c'è un organo di autogoverno della magistratura che si chiama Consiglio Superiore della Magistratura e questo organo ovviamente quando ci sono comportamenti gravi da parte dei magistrati è lì apposta per fare anche sanzioni disciplinari o per non far fare gli scatti di carriera poi ai magistrati che in realtà non producono e non lavorano. Però nulla toglie invece, come dire, se il magistrato sbaglia di migliorare anche la legge. Responsabilità civile eventualmente. Sul discorso municipalizzate partiti, la domanda che faceva Gilberto di San Giovanni Marignano è il tema dei temi, però io penso che ci sia un unico modo per andare veramente ad incidere, è una seria legge sul conflitto di interessi che vada un po' oltre quella che è la legge Frattini del 2004 e quindi quello è il sacrosanto terreno su cui noi vogliamo incidere. Bonafede l'ha già annunciato, ma la competenza non è della giustizia in questo caso, ma poi sarà anche in Parlamento della Commissione Affari Costituzionali. E ti dico già che insomma il terreno e il momento è questo, cioè dopo il reddito di cittadinanza, dopo quota 100, dopo la legge anticorruzione, dopo la riforma della prescrizione, noi la legge sul conflitto di interessi ce l'abbiamo qui e la vogliamo fare in questa legislatura. Faccio aggiungere una nota, Raffaella, su questo? Sì, una cosa brevissima, ti faccio l'esempio della sanità. Quante cariche dirigenziali sono per nomina? Basta renderle concorsuali e non più per nomina, in modo tale che anche tutti quei mega dirigenti che ci sono all'interno della sanità, che sono un filo diretto con il partito, non facciano la lunga mano del partito, ma facciano il dirigente e vadano a tutelare la salute dei cittadini. Ho parlato di sanità, ma vale per tutti gli ambiti. Un attimo, in tutti i settori. E al signore che diceva bisogna assicurare la certezza della pena, ci stiamo lavorando, ci mancherebbe, però non pensiamo insomma che in questo paese la giustizia non possa funzionare o dovrà rimanere sempre in questo stato, perché i miglioramenti noi ogni giorno dopo giorno li stiamo vedendo. È chiaro che, come ripeto quello che ho detto in partenza, cioè questo è solo l'inizio, noi ciclicamente poi ci dovremo e ci rivedremo anche per parlare di tante altre cose, però noi abbiamo voluto iniziare questi sei mesi così, con il decreto dignità, con il 800, con il reddito di cittadinanza, con la legge anticorruzione, con tutte le belle cose che state seguendo e di cui vi parleremo anche nel mese di febbraio, nei prossimi tempi. Ringraziamo tutti, il punto base da cui parlavamo, questo, parlavamo del paese dei furbi, è una brutta abitudine che abbiamo messo nel nostro paese, che qui la furbizia è la cosa che funziona meglio, se sei un fesso o sei un furbo. Dovremmo
cambiare questo algoritmo un po' tutti quanti insieme. Ringrazio per l'organizzazione dell'evento i ragazzi di Rimini. Grazie a voi. Grazie a tutti i partecipanti. È una comunicazione, purtroppo Carlo De Girolamo non è riuscito a raggiungerci, molto dispiaciuto. Comunque vi ringrazio, ha saputo della grande partecipazione. Grazie.